suggestioni del passato, una costruzione scenografica e teatrale dello spazio, un surrealismo enigmatico ed allegorico, atmosfere notturne, ambientazioni oniriche, l'uso costante del colore non colore come espressione di un intimismo lirico e poetico. Sono gli aspetti che immediatamente risaltano nella produzione di Alessio Serpetti e che offrono all'osservatore attento molteplici spunti di riflessione sulla complessità e l'ambiguità dell'essere umano. Appassionato di disegno sin da piccolo, Alessio Serpetti inizia prestissimo a studiare tecniche grafiche e pittoriche all'Accademia Prenestina del Cimento e poi alla Scuola d'Arte Casa Romana. E all'età di soli 10 anni arrivano anche le prime esposizioni. Maturità artistica presso l'Istituto Statale d'Arte di Anagni, diploma di scenografia all'Accademia delle Belle Arti di Roma e l'abilitazione per l'insegnamento di educazione artistica e disegno e storia dell'arte. Studio e ricerca, ma soprattutto il desiderio di conoscere ed approfondire aspetti insoliti e affascinanti dell'arte caratterizza dunque la preparazione di questo artista, che riuscirà a crearsi una poetica figurativa decisamente personale. Realtà e simbolismo, teatralità e scenograficità nell'impostazione strutturale dell'immagine, surrealismo, suggestioni fantastiche, un contrasto evidente di luci ed ombre, ma anche la scelta di esprimersi attraverso la tecnica monocroma del carboncino e la predilezione per fondi dorati, come vuole la tradizione bizantina del mosaico, indirizza l'artista verso un'analisi introspettiva, per raccontare con una gestualità e un'espressività legata al passato sensazioni ed emozioni del nostro tempo. La pittura del Seicento è senza dubbio la principale fonte di ispirazione per Alessio Serpetti, dai notturni caravaggeschi a Rembrandt, dalle nature morte olandesi alle suggestioni fantastico-visionarie di Bosch e Füssli, dai preraffaelliti inglesi alla teatralità di Tintoretto e Tiepolo. L'artificiosità domina nei suoi lavori, figure imponenti e maestose, ma con un fare elegante e malinconico, si muovono in ambientazioni spettacolari ed illusorie. Gli elementi naturalistici risultano trasfigurati ed alterati nelle proporzioni per accentuarne il significato simbolico. Inganni ottici, artifici, dualità e metamorfosi che l'artista propone con l'espediente del doppio, realtà e maschera, moltiplicano gli effetti emozionali dell'opera. Il tratto grafico è essenziale, ma al tempo stesso raffinato. Disegna paesaggi incantati, figure trasognate, visioni fantastiche e suggestive, proiettate in una dimensione eterna e senza tempo. Il gioco di luci ed ombre è accentuato dal colore non colore del bianco e nero, un unico tono impreziosito dal fondo dorato che confonde in un caldo abbraccio cromatico, intimistico e poetico, verismo e surrealismo. La ricchezza e la complessità di queste opere, quel loro carattere quasi mistico, l'effetto sorpresa, l'aspetto immaginifico di ogni composizione, consente all'artista di rendere comprensibile ciò che di incomprensibile percepisce la nostra psiche, il nostro inconscio, quell'emotività che caratterizza il nostro essere.